Grazie Presidente. La proposta che oggi sottoponiamo all'Assemblea Capitolina riguarda la modifica di un regolamento molto importante, che è il regolamento per l'attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana, che è la deliberazione del Consiglio Comunale, la 57 del 2006. È una delibera che ha, insomma, un regolamento, lo dico, insomma, molto buono, che ha una sua storia, è stato molto utilizzato all'interno dell'amministrazione capitolina proprio sui temi, soprattutto sui temi, insomma, sulle scelte in materia urbanistica per quanto riguarda la trasformazione urbana. Ovviamente questo regolamento sconta, secondo il nostro punto di vista, sconta, diciamo, un po' di antistoricità, perché di fatto a 13 anni da questo regolamento, con una serie di norme che sono entrate in vigore nel corso degli ultimi 10 anni, a nostro avviso c'era la necessità di adeguarlo. Come sappiamo, l'Assemblea Capitolina nel corso degli ultimi 2 anni, diciamo, già da inizio consiliatura, ma concretamente nel corso degli ultimi 2 anni, ha approvato una serie di delibere legate soprattutto ad implementare e rafforzare quelli che sono gli strumenti di partecipazione e iniziativa popolare. A fronte di questo, il legislatore del 2005 aveva inserito all'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale il diritto alla partecipazione democratica elettronica. E va detto che da questo punto di vista anche l'articolo 3 di Roma Capitale, del decreto legislativo di Roma Capitale, ovviamente dà come impulso allo statuto di Roma Capitale, che è stato poi riformato nel 2018, insomma, di prevedere nuovi strumenti di partecipazione. Questo si tratta di uno strumento, questo regolamento, che è attuativo, come sappiamo, anche e soprattutto delle norme tecniche di attuazione. Infatti l'articolo 13, comma 9, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale prevede che, al fine di migliorare la struttura urbana della città, la qualità della vita e produrre inclusione sociale, viene attivato il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione, rinviando poi ad un apposito regolamento le procedure partecipative. E il regolamento, appunto, è stato approvato nel 2006 con la delibera 57, però a fronte di questo noi riteniamo che sia importante adeguare questo regolamento a quello che è il principio della partecipazione democratica elettronica e contestualmente a quelle che sono le riforme statutarie che sono state introdotte con il diritto alla partecipazione democratica elettronica introdotto nell'articolo 8. Quindi di fatto a fianco e accanto a quello che oggi è la partecipazione fisica di questo regolamento abbiamo introdotto una possibilità per l'amministrazione per prevedere ulteriori forme di partecipazione anche dal punto di vista digitale, che potranno, caso per caso, quindi la Giunta potrà valutare, quindi riaffiancare a quello che è il processo partecipativo fisico. In questo modo cominciamo, così come è stato anche sul regolamento del bilancio partecipativo, ad affiancare la partecipazione fisica, a questa iniziamo ad affiancare la partecipazione in campo digitale. Parliamo quindi di quella che potremmo definire, appunto, l'urbanistica partecipata digitale. In questo modo noi daremo la possibilità alla cittadinanza di poter presentare, diciamo, una raccolta di quelli che sono i propri fabbisogni. Ricordiamo che questo si tratta questo procedimento, insomma, di partecipazione è appunto un processo, non si tratta di un voto, ma si tratta di una modalità di dialogo con la quale l'amministrazione si siede insieme ai cittadini e cerca di costruire, in senso propositivo, ovviamente, per come è, a mio avviso, strutturato il regolamento, in senso propositivo quelle che sono le soluzioni più idonee per far atterrare, diciamo, sia sul piano di pianificazione, sia sul piano attuativo, gli interventi in materia urbanistica. Quindi noi avremmo ovviamente questo strumento, che è uno strumento di un livello sicuramente di dialogo, non è uno strumento né necessariamente di voto o qualcos'altro, diciamo, più incisivo. Serve soprattutto, poi è ovvio che caso per caso sarà la Giunta poi a definire la modalità, l'interazione, qual è il livello di partecipazione digitale che noi magari su un determinato processo partecipativo vogliamo realizzare. È evidente che se noi vediamo alcuni processi partecipativi in materia urbanistica, che cosa succede? Nel processo partecipativo fisico molte persone magari non riescono a presentarsi all'incontro perché lavorano, perché hanno un certo tipo di esigenze e quindi magari vorrebbero dare il loro contributo ma non riescono a farlo. Ecco, affiancando lì dove si riterrà necessario questo strumento, è evidente che la cittadinanza potrà formulare
dei fabbisogni. Poi la modalità con cui ovviamente questo avverrà deve essere caso per caso definita, anche perché oggi non abbiamo ancora, possiamo dirlo insomma, in modo definito, ancora in modo chiaro, quello che potrà essere l'urbanistica partecipata digitale del futuro. Quindi questo, visto che il regolamento non parlava, diciamo, non introduceva questo elemento, questo sicuramente è un passo in avanti, andando ad affiancare quindi una modalità, quella digitale, insieme a quella della partecipazione fisica. Abbiamo presentato alcuni emendamenti per appunto rinforzare il fatto che insieme a quella fisica c'è la partecipazione digitale e alcuni emendamenti insomma correttivi. Io voglio su questo voglio ringraziare prima di tutto le commissioni che hanno comunque lavorato anche in sede appunto di disamina ed espressione parere, perché dalla discussione collaborativa, lo voglio dire anche insomma con le opposizioni, sono venute fuori una serie di elementi che ci portano insomma anche oggi a presentare questo emendamento. Ringrazio anche la Presidente della Commissione Urbanistica, di fatto abbiamo scritto questa proposta insomma di regolamento proprio per dare una nuova linfa a dei processi partecipativi che spesso magari possono essere messi, non voglio dire in secondo piano, ma magari peccano di questa possibilità, cioè dell'impossibilità della cittadinanza di poter partecipare in continuazione insomma su questo. Quindi in modo organizzato, caso per caso, è ovvio che ci sarà quindi la possibilità per la cittadinanza anche di poter interagire su questi temi. E lo voglio dire in conclusione, è ovvio che si tratta di uno strumento diverso, cioè il tema partecipazione, la parola partecipazione può avere vari risvolti, vari significati. Allora uno prima si dovrebbe chiedere partecipare a cosa, in quale fase, con quale strumento, qual è l'efficacia di questo strumento, perché la parola partecipazione può voler dire tutto e può voler dire niente. Faccio l'esempio, il tema delle consulte, la partecipazione sul tema delle consulte, ad esempio in questo caso l'amministrazione dà la possibilità alla cittadinanza ovviamente di organizzarsi attraverso una serie di requisiti e poter essere ascoltata, però in quel caso ha natura solo consultiva, soltanto ad esempio il referendum ha una natura un pochino più decisionale. In tutti gli altri casi parliamo di forme di dialogo o forme di iniziativa popolare, quindi ogni strumento, questo lo voglio dire, ogni strumento ha un ruolo diverso, ogni strumento serve a qualcosa diversa e questo strumento che noi oggi introduciamo, secondo me insomma è stato abbastanza spiegato, dà la possibilità alla cittadinanza quindi di partecipare anche con modalità digitali a quelli che sono i processi di trasformazione urbana. Grazie.